dal Vangelo di Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi che lo aveva udito discutere e, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Sorelle e fratelli carissimi, questa domenica la buona novella vi raggiunge nuovamente dall'Episcopio, in particolare dalla libreria che è presente qui in Episcopio. Tutti questi libri di teologia, e non solo, stanno a rappresentare le tante cose che l'intelligenza degli uomini ha prodotto per cercare di capire Dio, il suo disegno, il suo progetto su di noi, per cercare di capire l'uomo, la sua identità, la sua vocazione, la sua missione. Tutti questi libri ovviamente rappresentano simbolicamente tutto il sapere umano e stanno a significare che non c'è accordo su che cosa sia davvero importante nella vita dell'uomo, altrimenti ne basterebbero molti di meno. È un po' quello che succedeva al popolo degli ebrei a proposito dei comandamenti. I comandamenti che il Signore aveva dato a Mosè sul monte Sinai ne erano 10. Pian piano, con il passare degli anni, erano diventati 613. Quasi impossibile ricordarli a memoria, immaginiamoci osservarli. E qui, oggi, nel Tempio, c'è questa discussione fra uno scriba e Gesù. Gesù quindi finalmente è arrivato a Gerusalemme, il traguardo del suo percorso che, come vi dicevo domenica scorsa, prevedeva un biglietto di sola andata. Arrivato a Gerusalemme, Gesù ha scacciato i mercanti dal Tempio e ha cominciato a discutere con gli scribi, i sacerdoti, i farisei. Questa discussione che abbiamo ascoltato oggi è la quinta di 7 ed ha una particolarità. È la prima volta che uno scriba non si rivolge a Gesù per metterlo alla prova, ma in buona fede, per sapere cosa davvero Gesù pensa, per ricevere da Gesù un aiuto nella comprensione dei comandamenti stessi. Ed è la prima ed unica volta in cui Gesù loda un fariseo, loda uno scriba, riconoscendo che il suo cuore è puro, che il suo sguardo è limpido, e perciò gli dice che non è lontano dal regno di Dio. La domanda che lo scriba pone a Gesù non è oziosa, appunto perché i comandamenti erano diventati 613 e quindi si cercava quale fosse fra questi comandamenti il più importante, il primo, quello da cui dipendevano tutti gli altri. Anzi, utilizzando il verbo di Marco, l'Evangelista che ci sta accompagnando quest'anno, il comandamento a cui sono appesi tutti gli altri. Qual è il comandamento più importante, il primo? È come se ci stesse dicendo: cosa conta davvero per voi? Qual è
la cosa che sta al centro della vostra vita e da cui tutto il resto dipende. Possiamo esemplificare. Se qualcuno dicesse che la cosa più importante per lui è la salute, probabilmente il suo stile di vita sarà diverso da chi non pensa alla salute come la cosa più importante. Chi ha la salute come punto di riferimento farà sport, mangerà sano, cercherà di fare di tutto per conservare la sua salute. Se uno dice che la cosa più importante della sua vita è il denaro, farà di tutto perché il denaro occupi davvero il primo posto, si alzerà presto al mattino, andrà a lavorare, si impegnerà fino in fondo, forse farà anche più di un lavoro per accumulare denaro, per arricchirsi, forse addirittura potrebbe tentare anche di fare il furbo per arricchirsi ancora di più. Quindi la domanda non è oziosa. Cosa sta al centro della nostra vita? Da cosa dipende tutta la nostra esistenza? Le scuole rabbiniche non si erano messe d'accordo. Secondo alcune scuole, i comandamenti erano tutti uguali e bisognava osservarli tutti. Secondo altri rabbini, ad esempio Hillel, il comandamento più importante era non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te. Il resto è solo commento. E invece la domanda che lo scriba rivolge a Gesù trova un'altra risposta, che non è nemmeno quella della maggioranza. Perché la risposta della maggioranza era che il comandamento più importante era quello del sabato, l'unico comandamento che aveva osservato anche Dio riposando il settimo giorno. Gesù invece non va a cercare fra i comandamenti, la sua risposta va al credo di Israele, va allo Shema Israel, all'ascolta Israele. Questa prima parola è, possiamo dire, il comandamento zero, quello da cui dobbiamo partire per poter comprendere il comandamento 1 e il comandamento 2. Ascolta Israele significa che l'amore comincia dall'ascolto, comincia dando spazio all'altro nella nostra esistenza, iniziando ad ascoltare ciò che l'altro ci dice. Bellissimo pensare a un Dio che con tenerezza, rivolgendosi all'uomo, dice: per favore, ascoltami, per favore te lo chiedo, apri le tue orecchie per ascoltare la mia parola, ricorda quello che ti sto dicendo, tienilo nel polso, tienilo vicino alla testa, tienilo appeso dietro la porta, tienilo come sigillo sul tuo cuore. Per la stragrande maggioranza degli ebrei può comprendere il primo comandamento, quello più importante, quello a cui tutti gli altri sono appesi. Amerai il tuo Dio con tutta la tua forza, con tutta la tua anima, con tutta la tua intelligenza, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso. Amerai, un verbo al futuro. È bello anche questo, fratelli e sorelle, perché ci ricorda che senza amore non c'è futuro. Il futuro dell'uomo è nell'amore. Se non ci ameremo, ci distruggeremo. Il futuro del verbo amare sta a ricordarci che il compimento dell'amore è davanti a noi. Sei amato è il fondamento della legge, amerai ne è il suo compimento. La cosa più importante quindi per Gesù è scoprire l'importanza e la bellezza dell'amore, perché amare non è un dovere, amare è una necessità. Amare ci permette di trovare la gioia, di trovare la felicità, di trovare il senso della nostra vita. E Dio lo dobbiamo amare di un amore totale e di un amore esclusivo. Egli, come Gesù dice citando il testo
che questa domenica è la prima lettura dal libro del Deuteronomio, egli è davvero l'unico Signore della nostra esistenza. Non ci deve stare nessun altro a fianco al Signore. Egli deve essere il nostro punto di riferimento. Dio nella nostra vita non può essere uno delle tante cose, una delle tante persone. È come se a una coppia si dicesse: ma tuo marito è tuo marito o è uno qualunque? Tua moglie è tua moglie o è una qualunque? Dio per noi è Dio o uno qualunque? Ma la sorpresa che Gesù dà allo scriba con la sua risposta non è ancora finita, perché a questo primo comandamento Gesù aggiunge un secondo comandamento. Questo primo ha radici nel libro del Deuteronomio, questo secondo comandamento ha radici nel libro del Levitico: amerai il tuo prossimo come te stesso. E questo secondo comandamento, ci dice Gesù, è simile al primo. Quindi questi due comandamenti sono come le due facce della stessa medaglia. Non possiamo scinderli, non possiamo pensare solo all'uno, non possiamo pensare solo all'altro. Gesù ce li ha dati insieme e insieme li dobbiamo osservare, questi comandamenti. San Giovanni nella sua prima lettera ce lo dirà: chi dice di amare Dio e odia il fratello è omicida. Chi dice di amare Dio ma non ama il fratello è un bugiardo. Quindi dobbiamo assolutamente tenere insieme questi due comandamenti, perché Dio si è fatto prossimo ed è presente al nostro fianco nel volto dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, oltre che è presente ovviamente anche nel nostro cuore. Allora dobbiamo tirare una conclusione molto importante. La religione è fondamentale, ma la fede lo è ancora di più. La religione è ciò che noi facciamo per Dio, la fede è ciò che Dio ha fatto e fa per ciascuno di noi. Possiamo dire con una frase sintetica: sentiamoci amati, lasciamoci amare, scegliamo di amare. Questa è la sintesi di tutto ciò che Gesù oggi ci dice nel Vangelo. Quindi non sono sufficienti gli olocausti, non sono sufficienti i sacrifici, non sono sufficienti i fioretti, non sono sufficienti le preghiere, non sono sufficienti le celebrazioni, non sono sufficienti tante organizzazioni che noi abbiamo. Ci vogliono, ma non basta. C'è bisogno di amare, c'è bisogno dell'amore verso Dio, con tutto noi stessi, verso il prossimo, come noi stessi. Quindi impariamo ad amare Dio per poter amare il prossimo e per poter amare noi stessi, e impariamo ad amare noi stessi per poter amare il prossimo. Così come quello scriba, ci sentiremo dire da Gesù: non siete lontani dal Regno dei Cieli.